Stefano Pezzola per Arezzo Web informa. Stamani mattina una donazione importante da parte del Calcit all'ospedale San Donato, 10 letti, incredibili. Sassoli ce le racconta. Sì, è una donazione che è nata durante la pandemia, ci siamo sentiti con il dottor Ferri, anche perché avevamo la disponibilità di questa azienda, la CEI SPA, che appunto ci ha chiesto cosa c'era bisogno. Ho fatto mettere in contatto il direttore Ferri con il titolare della CEI SPA e è nata questa donazione, devo dire importante, perché il costo totale dei 10 letti, che impropriamente si chiama, non sono letti di degenza ma letti con alta tecnologia, e hanno una cifra totale di 160.000 euro. Perciò grazie alla CEI SPA, e prendo anche l'occasione di ringraziare anche tutte le altre aziende, enti e cittadini che comunque hanno fatto altre donazioni, hanno permesso al nostro ospedale di contrastare in maniera, diciamo, egregia il Covid-19. 10 letti, diciamo, molto molto intelligenti, dottor Ferri. Sì, sono 10 letti per rianimazione, 10 letti della top gamma, che ci permetteranno di migliorare, diciamo, quella che è l'assistenza ai pazienti, perché permettono di fare delle movimentazioni che i letti standard, diciamo, non permettono, e quindi aumentare non solamente la nostra capacità di assistenza al paziente, ma anche il comfort del paziente, e ridurre quindi anche il suo problema di permanenza e rianimazione. Durante la conferenza stampa ha detto che questi letti sono gli stessi che la regione toscana prende per i vari ospedali, quindi non ci saranno problemi per gli approvvigionamenti. Sì, una delle cose su cui bisogna stare attenti appunto è questo: non avere poi il problema dell'assistenza e dell'approvvigionamento. Essendo il top gamma che è stato aggiudicato in regione toscana, questo qui ci permette anche di essere tranquilli sulla seconda fase, quindi nel caso di guasti. Come mai sono così importanti, cioè, questi automatismi all'interno del letto per i malati? Ma perché la posizione ci aiuta a fare, non solamente a migliorare il comfort del paziente, ma ci aumenta anche le nostre manovre, per esempio per aumentare l'espansione del polmone o per ridurre alcuni problemi legati all'insufficienza di cardiaca. Quindi, a seconda di come il letto viene posizionato, possiamo ottimizzare la terapia che già stiamo facendo, che siano farmaci o che siano altre macchine. Ma stamani mattina una donazione da parte del Calcit all'ospedale San Donato di 10 letti, io li chiamerei robotici, perché sono incredibili, direttore. Sì, sono 10 letti, il termine che le usa è assolutamente corretto, 10 letti che vanno ad aumentare la dotazione di posti letto della rianimazione dell'ospedale. Sono posti letto super tecnologici, in grado di garantire massimo comfort per i pazienti, e tra l'altro consente anche di curarli al meglio. Una grande donazione per una grande rianimazione per un grande ospedale.